Ciao a tutti, siamo Mara, Marco, marito e moglie, e oggi vi presentiamo qui al Vascello d'Oro, la nostra bagna cauda preferita, soprattutto la bagna cauda per la coppia. Siamo diversi nella nostra coppia, alle volte ci sembra di dover mettere insieme mari e monti. Sono domande che spesso mi vengono rivolte dalle coppie e allora per San Valentino abbiamo pensato di farvi un regalo. Regalarvi la ricetta di un piatto che appartiene alla mia terra, alla nostra terra, al Piemonte, e che racconta di un abbraccio speciale fra ingredienti che arrivavano da zone, da terre diverse e che avevano fatto una lunga strada prima di incontrarsi. Ecco, forse la troverete un po' hard come proposta, ma noi vi garantiamo che ha un gusto delicato e che lascia lo stesso aroma di vita vissuta a tutti quelli che la consumano insieme. Buon San Valentino! Entriamo insieme adesso con Marco e Mara nella loro cucina. Saremo ospiti loro per farci accompagnare da mani esperte nella preparazione di questo piatto molto molto particolare. Prego! Avevamo il desiderio di raccontare, facendo un regalo per San Valentino, un piatto che potesse rispondere alla domanda che ci facciamo spessissimo. Ma siamo molto diversi all'interno della nostra coppia e a volte più andiamo avanti nella conoscenza, più vediamo che l'altro è effettivamente diverso da me. Eppure vogliamo camminare verso una direzione uguale, vogliamo andare verso lo stesso orizzonte. Perché abbiamo chiesto alla bagna cauda di farci questo regalo di San Valentino? Perché quando la cucineremo insieme vedrete che cosa capita e che cosa ci suggerisce per la vita di coppia. Intanto, il primo passaggio, gli ingredienti della bagna cauda sono tre cose essenziali che non provengono dalla stessa terra. Il primo è l'aglio, coltivato nel Piemonte in tantissime zone. Il secondo sono le acciughe, che arrivano naturalmente non dal Piemonte perché non ha nessuno sbocco al mare. E il terzo è l'olio, anche questo qualcosa che non arriva direttamente dal basso Piemonte ma da altre terre. Che cosa ci racconta? Ci raccontano di ingredienti che si incontrano, l'aglio e le acciughe, e che arrivano proprio da due territori diversissimi e che portano aromi e storie diverse. Ed è quello che un po' succede a noi quando guardiamo l'altro e ci chiediamo: ehi, ma da che mondo stai arrivando? Non è possibile che sei così diverso da me. Non è possibile che sei così diversa da me. E che cosa capita quando ciò si realizza? Ecco, non c'è un errore. C'è la possibilità della nascita di una bellissima realtà di coppia. L'aglio viene sbucciato e schiacciato, e così le acciughe vengono dissalate e pulite. Sono gesti piccoli, fatti con forza, determinazione, ma anche con delicatezza. E in questo sta la saggezza dell'incontro della coppia. Ingredienti che si uniscono ma che non perdono nessuna parte, a parte le spine e la buccia, la lisca dell'acciuga che viene tolta e la buccia dell'aglio che non serve. Gli aspetti un po' più ruvidi si lasciano da parte, si perdono piano piano, però il gusto resta. Altro ingrediente essenziale è l'olio. L'olio è veramente particolare. Perché? Perché è il luogo in cui le acciughe e l'aglio iniziano a generare qualcosa di nuovo, come quando nasce una coppia, è esattamente così. Io, tu e poi a un certo punto nasce il noi. E perché questo possa nascere c'è bisogno di un ingrediente che ci accolga. E l'olio è particolare perché permette la creazione di questa nuova realtà, la coppia, facilita che gli ingredienti si amalgamino, e mentre si amalgamano l'olio esalta gli aspetti dell'aglio e delle acciughe e crea proprio una salsa, qualcosa che prima non c'era, adesso c'è, con un aroma incredibile e un gusto veramente molto molto particolare. In questo momento qua ecco che nasce il noi della coppia. Che cos'è che ci aiuta ad amalgamarci insieme? L'olio. Che cos'è l'olio per la nostra coppia? Cioè quella realtà in cui possiamo andarci incontro senza farci male. Sono tutti gesti piccoli, ripetuti, che mantengono la nostra coppia a una buona temperatura.
Il segreto per la bagna cauda è che l'olio non frigga mai, non arrivi mai a bollire in modo energico, deve essere una cottura delicata. E il segreto della creazione del noi di coppia è legato sì a momenti in cui la fiamma della passione divampa, certamente, ma cos'è che aiuta anche tanto a creare un gusto nuovo? È questa temperatura mantenuta delicatamente con attenzione, che a noi ricorda la cura delle cose quotidiane, piccole, che vengono ripetute, 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 e mentre le faccio le guardo, così come guardo la cottura della bagna cauda. Quando ti accarezzo ti guardo, quando ti saluto ti guardo, quando ti auguro il buongiorno ti guardo, quando ci incontriamo la sera ti guardo. Questi gesti piccoli che tengono sotto controllo il livello della temperatura fra di noi, ed è necessario che sia caldo, ed è necessario che sia un caldo che non brucia, che ci consente tutte le ore della nostra giornata di provare ad andarci incontro. La particolarità della bagna cauda è anche legata ad un'altra cosa. Non si mangia da sola, è fatta per impreziosire. È fatta per impreziosire cose semplici. La bagna cauda serve per impreziosire i cibi, la verdura di stagione, alcuni le uova, verdure che si possono mangiare crude oppure cotte. Insomma, quando genera la comunione, quando si genera la coppia, ecco, questa è fatta non solo per star bene, ma per impreziosire, prima di tutto me. La nostra coppia gira bene quando io sboccio e tu sbocci, quando cresciamo grazie alla nostra relazione, ci diamo forza, coraggio, piangiamo anche magari insieme e ci asciughiamo le lacrime, però anche nella fatica proviamo a risollevarci. Ti vorrei veramente sollevare, magari non posso, non ci riesco, ma sono lì accanto a te. Impreziosisco cose dolci e cose amare, cose crude, perché a volte la vita ci mette davanti cose crude che scrocchiano mentre le mastichiamo perché non sono facili da mandare giù, o cose che sono cotte, magari cose piccole, vecchie, che hanno a che fare con noi e che camminano con noi da una vita e che abbiamo il coraggio di prendere in mano quando magari la nostra relazione di coppia, il nostro noi, ci aiuta ad andare oltre, ci aiuta a fare un passo, ci aiuta a sbocciare. Ecco, ci piace la bagna cauda e la regaliamo al giorno di San Valentino, perché la bagna cauda non si mangia mai da sola, impreziosisce altri cibi, e questo è veramente bellissimo. La bagna cauda ha un'altra particolarità: si consuma almeno in due. È un piatto fatto per la compagnia, è un piatto che genera comunione, perché pucciamo e assaggiamo questa salsa che impreziosisce le verdure e lo facciamo insieme, magari trovando anche un contenitore che la raccolga, come quello che è successo a noi. E mentre facciamo questo, prendiamo assolutamente lo stesso meraviglioso odore. Un altro consiglio che si dà è di mangiarla in compagnia e poi di stare insieme per un po', perché l'aroma dell'aglio e delle acciughe ci danno un profumo particolare, e chi ha mangiato insieme alla bagna cauda quasi non se ne accorge. Chi mangia insieme alla comunione della coppia acquista un odore, acquista un sapore forte in alcuni momenti, sapore di comunione che dice che siamo noi, sapore di incontro, a volte un sapore di ripartenze faticose, un sapore di progetti insieme, un sapore che dà a noi due una connotazione particolare. Ecco, parlare con te, che sei l'uomo che amo, parlare con te, che sei la donna che amo, non è come parlare con gli altri. Stare con te non è come stare con gli altri. In alcuni casi è più facile, in altri è magari più complesso, richiede un po' più di impegno, perché tu mi guardi, mi scruti piano piano, io a te mi racconto, però siamo fatti piano piano di una realtà che ci dà un profumo, un odore, sì, un aroma forte, ed è la nostra vita. E piano piano diventiamo
una melodia che canta, che racconta di non solo di me, non solo di te, ma della nostra coppia, perché abbiamo imparato a guardarla, a tenerla sott'occhio e a farla camminare, a curarla, a lasciare che impreziosisca chi cammina accanto a noi, che si possa anche rifocillare un po', no? Al nostro coraggio, al sostegno che possiamo dare, che ci diamo vicendevolmente e che possiamo dare agli altri. Sì, insomma, la bagna cauda è un piatto che parla di realtà che si mettono in ascolto, che con una temperatura che agevola l'unione si amalgamano e che creano una salsa che impreziosisce. Questo è l'augurio che noi facciamo a tutte le nostre coppie, di camminare verso la comunione della coppia, di non aver paura delle fatiche, delle diversità e di trovare questo olio che ci consenta di amalgamarci fra di noi e che la temperatura del nostro amore sia vigilata da noi due. Che sì, siamo, che noi due possiamo diventare persone molto attente sul lavoro, ancora di più, persone molto attive nel volontariato, certamente, persone molto attive nelle relazioni di amicizia, certo, ma persone molto molto attente anche alla nostra vita di coppia, non distratte, e che la manutenzione ordinaria quotidiana tenga la temperatura del nostro olio della bagna cauda sempre giusto, perché l'aglio e le acciughe si possano fondere insieme. Buon appetito di cuore e buon San Valentino a tutti.